Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video di iCydia Italia. Oggi andremo a vedere un nuovo tweak che ci permetterà di colorare il nostro iPhone. Vediamolo subito. Ok ragazzi, il tweak in questione si chiama Fancy. Dopo averlo scaricato, richiamoci nelle impostazioni e sulla sua cartella. Ok, prima di tutto bisogna abilitarlo. Ora andiamo a vedere le varie impostazioni. La prima spunta sta scritto Global Tint Color. Questo ci permette di assegnare un colore unico a tutte le cose che noi possiamo colorare. Altre le cose che noi possiamo colorare ci sono i banners, l'icona di quando noi alziamo o abbassiamo il volume, il control center, la ricerca spotlight, Siri, la tastiera, la barra di navigazione e le cartelle. Ora, se noi non abbiamo attivato una tinta globale, possiamo assegnare ad ognuno di queste cose un colore. Per esempio, io ho assegnato alla tastiera il colore nero. Oppure, se io voglio assegnare al control center o al notification center il colore verde, regolo il colore, faccio save change, e guardate, mi ha colorato il control center. Ora magari non dovete troppo esagerare, altrimenti l'effetto non sarà molto gradevole. Inoltre c'è la scritta Global Option. Qui ci dice se vuole la tastiera un pochino più scura o se vuole che colori la navigation bar. Quindi lasciate stare queste opzioni e concentratevi più su queste. Bene ragazzi. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete. Vi ricordo che potete seguirmi su Tumblr e in caso di dubbi o incertezze potete scrivermi un'email o un commento qua sotto. Al prossimo video!